un'opera ideata e realizzata dal Berberi Letto. E ora parliamo della catena della vita. È una splendida giornata di sole, l'ideale per una passeggiata. Infatti, il nonno e Pierrot stanno camminando nel bosco. Ma sentiamo di che cosa stanno parlando. E allora gli uomini decisero di abbandonare completamente le ricerche. E quando cadde nuovamente la notte, il grande lupo grigio venne fuori dalla sua tana e le sue zanne brillavano alla luce della luna. Ma oggi quindi non esistono più i lupi, nonno. Ormai servono solo per fare paura ai bambini. Oh, non credere, figliolo. Certo sono pochi, ma ce ne sono ancora. Sì, negli zoo, naturalmente. No, ce ne sono in giro ancora. Oh! Ma quello è uno scoiattolo! Ma guarda come sono buffi! Di un po', nonno, che cosa mangiano gli scoiattoli? Beh, delle bacche e dei semi, le ghiande delle querce, le noci, le nocciole e anche i pinoli. E invece gli scoiattoli, chi li mangia? Beh, qualche volta gli uccelli rapaci, ma molto più spesso le volpi. E le volpi? Le volpi chi se le mangia? Gli uomini le uccidono quando ci riescono, in certi casi per la loro pelliccia, ma soprattutto perché le volpi mangiano le loro galline. E invece le galline preferiamo mangiarcele noi. Sì, ma i più grandi mangiano sempre i più piccoli. Chi li mangia i più grandi? Beh, in qualche caso lo fanno gli uomini, ma molto spesso sono proprio i più piccoli. L'unico problema è che devono aspettare l'occasione giusta o in certi casi provocarla. Eh sì, è una legge della natura che il pesce grosso mangi quello piccolo. Anche il pesce grosso ha qualche disavventura. E così capita che i più piccoli mangino i più grandi. Ma in questo caso, nonno, è un po' un circolo vizioso. Deve cominciare da qualche parte tutto questo. Beh sì, naturalmente, figliolo. Il fatto è che tutto comincia, tutto vive, tutto esiste unicamente grazie al sole. Al sole? Perché? Che cosa vuol dire? Beh, vedi, senza il sole la Terra sarebbe un pianeta morto, come tantissimi altri pianeti. Sì, il sole è importantissimo, ma anche l'acqua lo è, ed esiste solo sulla Terra, almeno considerando i pianeti del Sistema Solare. Ma limitiamoci a parlare del sole e della sua luce, e ascoltiamo cosa ci dice. Buongiorno, io sono Fotone, una particella luminosa. Immagino che vi ricorderete di me. Come avreste potuto dimenticarmi? No, Ma andiamo, fate uno sforzo. Fotone, in pratica la luce sono io. Voglio dire, io e tutti gli altri fotoni. Sapete, noi trasportiamo dell'energia. Adesso ve lo dimostro. Che forza! Avete visto che sferzata di energia che gli ho dato? Era buffo, no? Eh sì, cari amici, è proprio grazie a me che l'energia, insomma, che la vita stessa esiste. Beh sì, voglio dire grazie a tutti noi, naturalmente, anche se siamo talmente minuscoli, ma tanto, che per nessuno di voi è possibile vederci. Ma potete credermi, la sentite la nostra presenza. Allora, mi spieghi perché tutto comincerebbe dal sole, nonno? È semplice. Il fatto è che è la base di tutte le catene alimentari, è il suo calore che fa nascere e sviluppare tutto quello che nutre. Vedi, senza di lui non ci sarebbe niente di tutto questo. L'erba che serve per nutrire gli animali. Gli alberi con i loro frutti. Allora, vuoi che ti faccia un altro esempio? Sì, certo, nonno, vai avanti. Per esempio, è il sole che permette la fotosintesi clorofilliana. Guardate qua. Non succede granché su questa foglia, eh? È fin troppo tranquillo. Vi posso garantire che le cose cambieranno. È vero. Guardate infatti che cosa succede quando il sole illumina le foglie. La vogliamo finire di fare confusione, un po' d'ordine! Ecco, io metto l'ossigeno adesso. Insomma, è la luce del sole che dà l'energia a queste particelle di clorofilla per produrre il nutrimento delle piante, la cosiddetta linfa elaborata. E questo cos'è? Siete impazziti? Quelli sarebbero zuccheri? Certamente no, capo, ma sono molto... Ma io voglio degli zuccheri, avete capito? Avanti, lascialo perdere. Quello non ci capisce niente di scultura astratta. Vediamo, adesso ci siete. Quello è uno zucchero. Avanti, ora speditelo. Gli zuccheri serviranno alla pianta per vivere e per crescere sempre di più.
occupazioni ha quell'uccello? È la solita catena della vita per la lotta alla sopravvivenza. Guardate. Eh già, è proprio dalla luce del sole che proviene l'energia che dà origine alla vita, a tutta la catena della natura. E qual è il posto di noi uomini in questa catena? In fondo noi non ci mangia nessuno, noi invece mangiamo di tutto. Anche troppo rispetto ai nostri effettivi bisogni, ma non è sempre stato così. Adesso ti spiego. Vedi, diverse decine di migliaia di anni fa... L'uomo primitivo faceva molta fatica a procurarsi il cibo perché viveva a contatto con animali più forti di lui. Così spesso era costretto a fuggire e all'occorrenza a salire su qualche ramo per salvarsi. Beh, questo non era molto resistente. Comunque è andata bene. Non aveva molte armi, possedeva solo la clava. Ma questa gli permetteva di affrontare la preda soltanto a distanza ravvicinata e così aveva poche possibilità di riuscita. Come in questo caso, guardate. Proprio sfortunato, vero? Quindi per nutrirsi faceva molto uso di frutta, almeno nella bella stagione. Ecco, vi ho portato qualcosa da mangiare. Tutto qui? Ero quasi riuscito a catturare un bestione enorme, ma mi è sfuggito per un pelo. Naturalmente sempre la solita storia. Per procurarsi più cibo pensò di unirsi ad altri uomini. Come dice il proverbio, l'unione fa la forza. Ma anche in questo caso le difficoltà non erano poche. Anzi, direi che erano tantissime. Guardate un po' cosa accadeva spesso. Meglio filarsela. Solito magro bottino. Evidentemente vivendo in questo modo avevano sempre una gran fame e i bisogni del loro corpo venivano raramente soddisfatti. Questo è il bolo alimentare che sta arrivando al cardias, la porta d'ingresso dello stomaco. Grassi 12 calorie, proteine 8 calorie, vitamine, ma è troppo poco, le vitamine sono insufficienti. Pazienza, fortuna che ormai siamo abituati a stare a stecchetto. Avanti, allora va bene, accomodatevi pure, accomodatevi. Comunque un po' più di cibo non ci avrebbe fatto male. E il cervello che cosa ne pensa? Finalmente stanno arrivando un po' di proteine e anche qualche grasso per le riserve. Era ora, erano praticamente esaurite le riserve. Non mi meraviglia affatto dopo due giorni senza mangiare. Beh, in ogni caso non ci siamo. C'è poca vitamina C in quella roba. È molto grave? Beh, questo non lo so. Bisognerebbe domandarlo a lui. Solo che sta di nuovo dormendo. Ed ecco il sangue. Che è successo? Cosa fate lì impalati? Aiutatemi ad uscire. Uissa! Ma cosa sta succedendo, maestro? Già, che cosa succede? L'ho già visto altre volte. In effetti è un fenomeno che può essere molto pericoloso perché l'arteria può rompersi e il sangue dilagare per tutto l'organismo. Bisognerebbe ripararla e consolidare la parete. Avanti, cerchiamo di sbrigarci. Dobbiamo chiudere quella falla. Allunga il passo, poltrone. C'è lavoro per tutti. Avanti, signorina. Da questa parte muoviamoci. E tu smettila di dormire in piedi, abbiamo bisogno anche di te. Al lavoro voi due, che cosa aspettate? Le nostre amiche piastrine, con l'aiuto della fibrina, sono pronte ad intervenire e riparano i vasi sanguigni lesi. Guardate che bel lavoro, una vera opera d'arte. Tenetemi, è meglio che vada a controllare se il ponte tiene prima che arrivino tutti gli altri. Oh sì, è meglio controllare. Va bene, potete venire. Andiamo. Le piastrine sono state bravissime. Devo riconoscere che hanno fatto un ottimo lavoro. E non mi vengono a dire che le piastrine non servono a niente. Comunque, secondo me non è normale, perché i vasi sanguigni non dovrebbero rovinarsi in questo modo. Intanto...
Ma che succede? Ma che cosa? Comprati questa! Questa! Maestro, maestro, si svegli. Maestro, è un caso d'emergenza. In quale caso? Si può sapere che cosa succede? Ci hanno segnalato la mancanza totale di vitamina C nell'organismo. È importante questa vitamina. Come sarebbe a dire importante? Certo, è fondamentale. Senza di lei si rischia la febbre alta e l'anemia. I vasi sanguigni vengono danneggiati e avvengono delle emorragie. Significa lo scorbuto, una malattia molto grave. Beh, in questo caso, maestro, bisogna ordinare subito la produzione di vitamina C. Sì, hai ragione, ma disgraziatamente non è possibile perché l'organismo non è in grado di produrre vitamina C. Non può che provenire dall'esterno sotto forma di frutta o di certe verdure. Significa che non possiamo fare niente. No, proprio niente, a parte sperare. Anche il vecchio globulo rosso è preoccupato. Guarda un po', sono parecchio in anticipo sui tempi quei due. Ma che succede? Aiuto! È successo quello che temevo. La rottura di un vaso sanguigno, una gran brutta faccenda. Aiuto! E dal vaso rotto il sangue esce inondando i tessuti circostanti. Si forma così un ematoma. Ma questo non è che un sintomo della carenza di vitamina C, perché tutto l'organismo ne risente e si sta davvero male. In pratica, non si riesce a stare in piedi. Il nostro amico continua a non sentirsi bene. Bisogna quindi fare qualcosa. State attenti a papà, bambini. Torno subito. Cosa? Dove starà andando? A quel tempo, per dare dei consigli medici, c'erano gli stregoni, come questo. E allora? Eh? E allora? Ha la febbre alta. Va bene, non c'è ragione di preoccuparsi. Posso fare molto per lui, deve starne tranquillo. Io torno fra poco. Se ne va. Ma dove starà andando? Eccolo di ritorno. Eccomi, sono qui. Sì, a vedere. Ho io quello che ci vuole. Vediamo. Ma che cosa gli ha portato? Mangia, mangia, che ti fa bene. È proprio sicuro che quella roba basterà a farlo guarire? Certo, lei continui a dargliela. E se questo non dovesse bastare, niente paura ce n'è ancora. Vediamo un po'. Sì, ecco, c'è ancora questo. Questo fa molto bene. Non dica niente, non voglio sentire discussioni. Gli faccia mangiare questa roba per 5 o 6 giorni e vedrà che tutto andrà. Ho pensato di portare un regalino al nostro malato. No, lui no. Deve mangiare frutta e verdura perché contengono vitamina C. Anche voi, ragazzi, bevete qualche buona spremuta. Non può farvi che bene. Vitamina C, 400 mg. Va benone, accomodatevi pure. Ecco la vitamina C che penetra nei tessuti. Ora va bene, il dito è solido, potete passare tranquillamente. Ah, qui hanno quasi finito. Beh, è tutto bene quello che finisce bene, però mi sono preso un bello spavento. L'ematoma si è riassorbito. Ora, per rinforzarsi, ci vuole una bella bistecca. 110 grammi di proteine e 300 calorie di grassi. Ma è magnifico, adesso sì che si ragiona. Vedi
Vediamo un po' che cosa sta succedendo al fegato. Per soddisfare il suo ordine di colesterolo, maestro, ho bisogno di lipidi e di acidi grassi. Se non ho questo materiale non posso produrre proprio niente. Ma senti che razza di impertinente, non le hanno insegnato un po' di educazione a scuola? Se le ho passato un ordine vuol dire che i materiali ci sono e stanno già arrivando. Ecco il carico di lipidi che le era stato annunciato. Che cosa aspettate voi altri? Avanti con la produzione immediata di colesterolo! Benone. Allora come vanno le cose nel vostro settore? Ah, non molto bene, signore. E per quale ragione? Devo occuparmi delle scorte di grasso e lo farei molto volentieri. Ma come può vedere, ho delle riserve insufficienti. Lei non sa se hanno intenzione di consegnarmi del grasso subito per avere un po' di margine di sicurezza? Guardi un po' laggiù che cosa arriva. Che abbondanza, non credo ai miei occhi. Ehi, salve amici, fortuna che siete arrivati voi, ci sentivamo soli, adesso ci divertiremo un po', Buongiorno. I linfociti sono sempre in perlustrazione. Ah, mi sento molto meglio, non mi fa più male niente. Ne approfitto un po' di frutta, non farà certo male neanche a me. Grazie, grazie maestro. La 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 la. E si torna alla vita di sempre. Vedi questi piccoli frutti? Fanno benissimo alla salute perché contengono tante vitamine. Già, ma allora non lo sapevano. Hai ragione, e ci è voluto molto tempo per impararlo. Ma noi adesso lo sappiamo. No, 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 non farlo, per carità. Perché no? No, non quelle. Eh sì, ragazzi, bisogna stare attenti, perché la natura offre anche frutti velenosi. E non solo frutti. Anche funghi. E questo l'abbiamo imparato con l'esperienza diretta. Non era per niente facile la vita dei nostri antenati. Anche meno di quello che tu immagini. Lavorate, schiavi! Oltre ai pericoli, c'era anche il lavoro che era massacrante. Avanti, remate! Erano perennemente affamati, sempre nutriti in modo del tutto insufficiente. Conducevano una vita dura e mangiavano appena di che compensare il dispendio di energia. La maggior parte moriva per colpa di qualche terribile epidemia o dello scorbuto. E scorbuto dovremmo procurarci delle verdure fresche e della frutta. Ma com'è possibile, nonno? Io ho sentito parlare tante volte dei festini e dei banchetti con tutte quelle portate che facevano nel Medioevo anche prima. Quelli erano riservati solo a un'elite, ai signori, ai principi, ai re. Ma per la gente comune la vita era completamente diversa. E non dimenticare, figliolo, che anche i privilegiati pagavano di persona, dando l'esempio. Lo sforzo fisico era un fatto inevitabile, a un punto che non possiamo immaginare. Ad esempio, dopo un sanguinoso combattimento, i valorosi crociati potevano percorrere migliaia di chilometri a piedi. Oggi chi lo farebbe mai? Sì, per fortuna oggi la vita è molto comoda. Al giorno d'oggi è tutto facile, troppo facile nei nostri moderni paesi. Già, oggi l'uomo non ha più bisogno di andare a caccia per procurarsi il cibo. Ci sono gli allevamenti degli animali, le industrie alimentari e i mezzi per portarlo fin quasi sulla nostra tavola. La motorizzazione dei trasporti ha portato la sedentarietà, l'alimentazione troppo ricca, troppo abbondante, non si fa più esercizio fisico. Sì, è diventato tutto troppo facile e le catene della vita, quelle che nella profondità delle nostre cellule regolano la nostra esistenza, hanno difficoltà a funzionare. Non erano fatte per questo equilibrio.
Beh, allora, nonno, questo vorrebbe dire che se noi impariamo a trattarle come si deve e a nutrirle bene, le nostre cellule si conserveranno per sempre. Diciamo che si conserveranno meglio e molto più a lungo, ma non per sempre. A forza di rinnovarsi mentre stiamo crescendo, quando diventiamo vecchi, finiscono con l'essere stanche. Come è logico. E questo vale anche per il nostro organismo, no? Guarda qua! L'ideale per un picnic. Ah, ecco qua. Accidenti, quanta roba buona! Buon appetito! Oh, che mangiata! Non ce la faccio più. Oh, guarda là dietro, nonno! Ti fa voglia tutta quella roba, beh, vero? Sì, abbastanza. Ma hai ancora fame? Per la verità no, non esattamente, ma è come se... È una strana voglia, un bisogno che non sai spiegarti. Sì, in un certo senso è così. Vorrei essere in grado di spiegarti cosa succede in questo momento nel tuo organismo, nel tuo cervello. Riserve di zuccheri e di grassi a quota soddisfacente. Riserve di proteine a livello soddisfacente. Devo troncare l'appetito, maestro? Sì, certo, naturalmente, provvedi subito. Troncare l'appetito è da trasmettere immediatamente. Si fa presto a dire immediatamente, ma anche con i mezzi di cui disponiamo oggi ci vuole sempre un certo lasso di tempo prima che l'ordine riesca ad arrivare a destinazione. E nel frattempo può succedere di tutto. Avremmo potuto permetterci anche un po' di dolce. Un organismo giovane ha bisogno di una discreta quantità di zucchero. In tutti noi esistono ancora alcuni istinti che erano propri dell'uomo primitivo e che talvolta vengono a galla. Abbondanza di cibo in vista! Eh già, niente male. Dai subito l'ordine di catturarlo. Ordine del cervello primitivo, scorta di cibo in vista, impadronirsene. Ma che cosa sta combinando quel ridicolo reperto archeologico? Ora basta ingerire cibo, tagliate l'appetito! Ha capito, razza di fossile? Il cibo a disposizione non è mai abbastanza, bisogna approfittarne quando se ne trova. E fossile ci sarà lei! Ripeta quello che mi ha appena detto se ne ha il coraggio! Non riuscirà ad impedirmelo! Gli ordini inviati dal cervello non sono sempre così semplici. Infatti esistono degli istinti lontani che il cervello moderno non sempre riesce a tenere del tutto a bada. E all'ingresso dello stomaco? Allora, 230 calorie di grassi, proteine 130, zuccheri un po' più di 200. Fermi tutti! Basta con i grassi, siamo già a posto con le calorie. Ah, ecco qui le vitamine. Non ci siamo sprecati. Beh, forse ce la caveremo. No, non ingerite più niente. Basta con i grassi, basta con gli zuccheri. Non consumiamo abbastanza, mangiamo troppo. Hai sentito cosa sta dicendo? Non è proprio mai contento quel tipo. Dice che non ne ha abbastanza e piagnucola, ma quando vede arrivare più roba si mette a protestare. Non è sempre facile mantenere l'equilibrio. In effetti non è per niente facile l'equilibrio. E gli eccessi che si accumulano finiscono col diventare dannosi almeno quanto la denutrizione. Mm-mm. Certo è che si mangia spesso nella All'incirca 75.000 volte. E già. Ed è vero che tutto il cibo che mangiamo ci viene dal sole? Sì. Proprio così, la carne, il latte, il formaggio, le verdure, le insalate e lo stesso ossigeno che respiriamo. Eh sì, tutto quello che alimenta le nostre cellule viene dal sole. È proprio così. Il sole è vita e con la vita c'è la lotta per la sopravvivenza. Bubul, tieni. Beh, non tutti devono lottare. Di un po', Piero. Buono, non hai paura che il tuo cane possa diventare grassottello come il suo padrone, a forza di non...